Ciao a tutti ragazzi e benvenuti allo speciale Halloween. Se non mi vedete farlo con una candela, è perché prima mi sono ustionato con la cera che colava. Cazzate a parte, oggi andremo a fare qualcosa di veramente spaventoso, molto diverso dal solito. Perciò, vedendomi spacchettare, seguite tutto il video perché parleremo sia di Pokémon che di paure. Le regole di oggi, ragazzi, sono semplicissime. Giocherò a un gioco di paura, completamente a luce spenta in camera mia da solo, quindi ho abbastanza paura, diciamo. E avrò a disposizione 3 vite per raggiungere il livello più alto possibile nel gioco. Ovviamente non credo di arrivare fino alla fine perché non sono molto esperto in questi giochi, mi cago sotto abbastanza facilmente. Però ci proviamo. Le vite sono rappresentate da delle bustine che ogni volta che perderò andrò ad aprire e finita l'ultima non ne avrò più di vite bonus, quindi una volta morto smetterò. Le bustine in questione, per chi mi segue su Instagram le ha già viste, sono questi 3 pacchetti con gli artwork di Charizard, Blastoise e Venusaur. Tutti e 3 mega. Ho deciso appunto di portare direttamente oggi sullo speciale Halloween. Li ho comprati a Luca Comics proprio ieri, cioè la domenica che ero lì, ed è il momento di aprirle, quindi insomma voglio sia vincere sia spacchettare, quindi insomma è un po' una consolazione perché molto probabilmente morirò cagandomi addosso per la paura. Quindi ragazzi, niente, iniziamo, sono proprio al buio completamente e iniziamo a giocare e farvi vedere qual è il gioco a sorpresa. Siamo su Five Nights at Freddy's 4, il gioco che io ritengo più jumpscare in assoluto, cioè veramente mi distrugge. Anche l'unico che ho già sul PC, quindi ho preferito usare questo, perché l'avevo scaricato tempo fa per giocarci con i miei amici, in realtà non siamo mai andati più in là della notte 2. Comunque, iniziamo con un new game e partiamo appunto cercando di andare il più avanti possibile. Ok, andiamo. 5 giorni prima della festa. So più o meno qual è la storia, ragazzi. Cioè, la storia di per sé non è che mi faccia troppa paura, però il gioco. Sono stato chiuso nella mia camera di nuovo, non avere paura, sono qui con te. Ok, mi devo muovere adesso, ma vedete gli occhi del pupazzetto che si muovono, inquietantissimo. Così non so cosa devo fare di preciso. Ok, mi metto a piangere e adesso inizia la prima notte. Domani è un altro giorno. Sì, però prima c'è la notte, è quello il problema principale. Ok, click here to run the door. E fin lì. Ok. Ho sentito qualcosa, ragazzi, ma non è niente, per fortuna è ancora luna. Niente, qua non succede niente, per fortuna. Niente, ok, ho una gran paura, ragazzi, cioè qui un respiro. Ok, non sento niente, quindi qui non mi sembra stia succedendo nulla. A posto. Ma penso che non si sblocchi neanche la prima notte la volpe. Niente, va bene, sono già le 2 e per fortuna stiamo andando bene. Perfetto. Ma finché non si fanno vedere a me va benissimo, posso anche restare di là. O non venire proprio, magari sono un'altra casa, sono sbagliati. Stanno tormentando il bambino di fianco. Billy, no! Sento dei rumori. Ok. Sento dei rumori, ragazzi. Sento tipo delle cose che si muovono, come se qualcuno appunto stesse camminando. No, sono sempre più vicini, sento i rumori. Ok. Sono le 4, ancora non sono fatti vedere. Oh, porca troia! Era lì. Ma li sentite anche voi i rumori? Io li sento, cioè. Assurdo. Ok. Sono le 5, dai, 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 dai. Il primo livello sembra abbastanza facile perché ragazzi ancora non li ho visti. Ok, cioè, è una cavolata, se continuo così ce la faccio benissimo, ragazzi. Arrivo al 20° livello. Ok, a posto. Sono stanno di là, magari stanno tipo cucinando perché sento delle tazzine. Stanno prendendo il tè, a posto.
Prima notte, passata, fila liscio, tranquilli, perfetto. Se andiamo avanti così, ragazzi, siamo a posto. 4 giorni prima del party. E io non capisco perché ho sti coglioni che mi vengono a visitare a casa, vestiti da pupazzi. Tu sai che si stanno nascondendo ancora. Allora, che cosa? Ah, lui, è lassù. You won't stop until you find him. Devo trovarlo. Va bene, troviamolo. Cosa devo trovare? Sei ancora tu? No. Oh, porca troia. Chi è questo? Ah, il mio fratello, quel coglione. Allora, tomorrow is another day. Domani è un altro giorno. Ah, ok, sì. Devo fermarlo esattamente sulla X. Questo. Per skippare 2 ore. Va bene. Perché ti sei mosso? Ok, ok, adesso devo andare sulla X. Eccolo! Ce l'ho fatta. Ok, ok, va bene, va bene. Seconda notte, partiamo con 2 ore di vantaggio. Va bene. Però non so accendere la luce. Ok, ok, ragazzi, sono paranoiato. Oh. No, non sarà facile come prima, tanto me lo sento. Andiamo di qua. Io ho dei bei quadri lì. Oh no! No, ma cosa sei? Cosa sei? Ho sentito dei passi, dei passi. Non è di qua. Ok. Ha fatto un suono strano la porta. Non sarà niente. Ok. Cosa? Dietro. Infatti ci sono sti rossetti del malaugurio. Stanno dietro. Allora. Boh, oh, 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 oh. Si vedono molto di più. Ok, va bene, va bene, va bene. Ma state di là, basta. Vi ho visto 2 volte. State lì. Perfetto. Dai, mancano 3 ore. Ok, ho visto sfarfallare le luci. Ecco. Cosa sta succedendo? Vediamo. Anche tu? E basta, vi equalizzate però. Puttana la figliocca. Ho aperto troppo presto, ho aperto troppo presto. La seconda notte fa schifo, veramente, cioè, ma che cos'è? Che cos'è? La prima vita è andata in modo spettacolare perché sono corso... È caduta la lampada... Una lampada... A caso, cioè... Non lo so. Sono corso ad accendere la luce e quindi adesso è il momento di spacchettare il primo pacchetto di evoluzioni, quindi almeno, diciamo, mi deconcentro un attimo dal gioco perché poi dobbiamo ritornarci subito, che è questo qui con l'Artok di Mega Venusaur. Da quel che ho potuto vedere il pool è... molto buono, quindi speriamo, insomma, di senza contro, magari speriamo di trovare delle belle carte. Ve lo spacchetto direttamente qui, così, insomma, così poi torniamo subito al gioco. E abbiamo qui manutenzione, che è non comune. Adesso, messa così, è la prima volta che lo faccio, quindi scusatemi se faccio delle cavolate, però. Poi abbiamo pozione, io vedo dopo di voi praticamente. Machoke, Diglett, Charmander. Bello Charmander. Seal. Vedete come l'artwork cambia rispetto a quello giapponese, perché quello giapponese è molto diverso il layout vecchio rispetto al nostro. Queste sono molto simili alle nostre da set base che conoscevamo. Magnemite. Poi abbiamo Ghastly, Misty Reverse. E attenzione, è rara Misty Reverse, no, è non comune. E abbiamo... Oh! Abbiamo trovato già così Mega Charizard X, ragazzi.
No, è fotonico. Ragazzi, il pool di questi pacchetti allora è veramente eccezionale perché abbiamo spacchettato ieri anche le bustine che ha preso il mio amico e vi farò vedere il video nel vlog di Luca Comics perché è epico alla spacchettata e ha trovato anche lui delle gran bombe. Quindi ragazzi, comprate questi pacchetti perché veramente valgono tutti i soldi che ci spendete perché sono fantastici. Io ho preso un tot di pacchetti, lui ne ha preso la metà, ha trovato della roba assurda e ho detto io non troverò niente perché l'ha trovato tutto lui. Invece, guardate qui, Mega Charizard X. Stupendo ragazzi, stupendo. E niente, adesso ho malincuore per poter sbustare un'altra bustina. Torniamo al gioco. Siamo nuovamente su Five Nights at Freddy's, pronti per cagarci in mano un'altra volta. E ragazzi, direi di continuare saltando la notte 1 direttamente da dove ci siamo stoppati, cioè la notte 2, cercando di superarla, anche se vi dico la verità, non so se riusciremo neanche a superare la notte 2. Spero almeno di arrivare alla notte 3, insomma, quindi andiamo. Ma io poi ho anche un bel lettino, una cameretta così carina, vedete? Un sacco di roba, un robot, un po' di giochi. Oltretutto, pensavo, visto che ho ucciso Plushtrap, cioè che ho superato. Ma che cosa? Già, no! Avevo anche sconfitto Plushtrap, riprendo da dove ho concluso. Pensavo, insomma, di partire già dalle 2 di notte, invece no, mezzanotte. Dai, basta, ma vattene, ma cosa vuoi? Io ci rivado. Ok, è andata via. Andiamo di là allora, perché magari c'è l'altro, il suo compare. Ok. Quindi qua. Basta, boh. Anche poi questi suoni, c'è cioè, veramente l'atmosfera inquietante. Ok. È l'una. Meno di prima. Già sono in paranoia, ragazzi. Gli orsetti del cuore, bastardi. Allora, andiamo di qua. Bene. Perché sento un... Ma io, scusa, non posso chiudere a chiave, non ho la chiave. Poi chi cacchio è che ha la camera con due entrate? Cioè, ditemi, voi l'avete la camera da letto con due entrate? No, nessuno ce l'ha. Solo lui. Lo è sfigato, poverino. No, si sentono dei rumori bruttissimi. Ok, calmi. Sono le due. Sono le due e tutto va bene. Mohohoho! Ma ti ho visto, bastarda! Ti ho visto. Il suo compare non si vuole far vedere, c'è solo lei. No, dietro. Ecco, ancora voi! Ma siete peggio della peste, veramente. Ok. Qua. Ok. Poi non respirano, sono animatronics. Però devo sentire il respiro, va bene. Ti piace? Gli piace alitarmi in faccia, ti provo ad aprire. Troia. Ma non si era fatto vedere manco una volta. È super veloce, che cazzo è? L'altra gioca a nascondino così. Lui invece vado ad aprire. Ma che cos'è? No, non è fattibile una cosa del genere, ragazzi. Cioè, ti fa venire dei colpi assurdi. Eccoci nuovamente qui pronti per spacchettare, ragazzi. Abbiamo infatti perso la seconda vita e andiamo ad aprire il secondo pacchetto, cioè quello di Mega Blastoise, lasciando per ovvi motivi quello di Mega Charizard per ultimo perché è il più bello secondo me. Abbiamo qui la luce divina in un angolo, io che ancora devo cambiare le mutande perché me la sono fatta addosso. Ho cambiato videocamera perché adesso uso il cellulare e non più la webcam perché ho visto che è monopixel. Andiamo ad aprirlo senza dilungarci troppo nelle spiegazioni. È la penultima vita che mi rimane. E speriamo bene, facciamo il solito trick, sono tre carte davanti. E abbiamo qui Porygon. Poi abbiamo la penna magica, che non so come si chiami. Lo leggo, dai, visto che è cura totale. È una penna cura totale. Scritta totale, al massimo. Poi abbiamo Poliwhirl. Rattata, io sto vedendo dallo schermo, ragazzi, Electabuzz. Magikarp. Drowsy. Caterpie. E attenzione, attenzione, abbiamo un'energia reverse che non so francamente se tra i giocatori può essere insomma di un certo valore. Andiamo ora ad aprire, a vedere l'ultima carta. La rara è
Un Electrode, niente, abbiamo trovato una sega, un Electrode, prima abbiamo fatto una gran roba, abbiamo trovato Mega Charge, adesso una palla. Vabbè, può sempre capitare, ragazzi, non ci disperiamo perché ne abbiamo ancora un altro da aprire. Torniamo nuovamente su Five Nights at Freddy's per cercare con l'ultima vita di sorpassare questo maledetto secondo livello. Andiamo. Tentiamo per l'ultima volta di superare questa benedetta seconda notte, anche perché se arriviamo alla terza per me sarebbe già un record. Quindi ragazzi, ultima vita disponibile, continuiamo e proviamo. Se fossimo partiti almeno col bonus di nuovo, che non capisco il perché non me lo dà, forse sarebbe stato meglio. Oh, porca troia, è già qui? Ma non è possibile. Ma cosa? Porca troia. Ma già la seconda notte. Com'è possibile? Morsetti del cuore del malaugurio, veramente, cioè. Ma cos'era hard mode? Non ho mai fatto così veloce a uccidermi, cioè, no, non lo so, cioè, non capisco veramente. Ragazzi, purtroppo siamo stati letteralmente annientati dai robot di Freddy, cioè ci hanno massacrato. Almeno abbiamo la consolazione perché abbiamo qui un'ultima bustina, quindi ragazzi, almeno questa è l'ultima vita, andiamo ad aprire l'ultima bustina di Charizard e incrociate le dita per me perché speriamo di trovare una bomba visto che ho fatto dei sacrifici non da poco perché veramente a me sti giochi mi fanno cagare in mano, non sto scherzando, non sono per niente abituato. Abbiamo qui le carte che ho sbustato, ho già fatto il trick, legame mentale con Mega Pidgeot, poi abbiamo legame mentale con Mega Blastoise, questo che cos'è? Recupero di energia, non sapevo il nome. Ghastly. Poi abbiamo Diglett che. Ah, questi hanno anche il livello. Vedete qua. Normalmente non ce l'avevano quelle del vecchio set, mi sembra. Charmander. Voltorb. Energia fuoco. Lararus revitalizzante che è non comune, non è una rara. E la rara è Beedrill. Niente. Fatto schifo anche quest'ultimo pacchetto. Però almeno abbiamo trovato Mega Charizard all'inizio. Prima di concludere il video, volevo fare gli auguri di buon compleanno, perché oggi è il compleanno sia di Alessandro, che è un mio iscritto e compie 16 anni, sia di Carlo degli Scombaus, che sono miei amici, quindi gli faccio un grandissimo augurio di buon compleanno. Spero anche che questo video vi sia piaciuto. È la prima volta che faccio un video del genere, ed era diciamo anche un esperimento per portare qualcosa di diverso rispetto al solito, ma non preoccupatevi perché il tema principale del canale rimarrà sempre Pokémon, però fatemi sapere se vi è piaciuta questa bella iniziativa perché essendo Halloween ho voluto portare appunto uno speciale leggermente differente rispetto a quello a cui siamo solitamente abituati in questo canale. Per farmelo capire, ovviamente vi invito a lasciare un bel like su questo video, a commentare per farmi capire cosa va cambiato, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto e soprattutto a seguirmi sui social perché lì vi lascerò tantissime novità e tantissime news che altrimenti non posso darvi. Link sono sempre in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video che è questo mercoledì. Ciao a tutti ragazzi!